Avvocato Carlo Cittati, questa sera per questa festa natalizia del Bardolino Verona c'è stata un po' l'investitura ufficiale a nuovo presidente di questa squadra importante. Sì, è un momento molto emozionante anche per me, perché sono stato chiamato ad avere la responsabilità di gestire questa formazione che in questi anni ha fatto benissimo. Sono onorato di questo e speriamo, con l'aiuto di tutte le componenti della società, di continuare nella direzione che si è percorsa fino ad oggi. Tra l'altro è un momento un po' così, un momento difficile per la prima squadra, è difficile anche migliorare magari quello che si è ottenuto in questi ultimi anni, perché non è facile magari entrare per una nuova presidenza in questo momento. No, è molto difficile migliorare i risultati che ha ottenuto il Bardolino, è praticamente impossibile. Diciamo che viviamo un momento particolare, un momento che io ritengo essere fisiologico in tutti i momenti di passaggio di gestione. Sono convintissimo che le ragazze hanno tutte le potenzialità per riprendersi immediatamente da questo momento, e insieme allo staff tecnico lavoreremo per apportare fare quegli interventi nel tempo che possano migliorare una rosa che onestamente è difficilmente migliorabile. Cosa manca a questa squadra magari per competere anche come calcio femminile italiano a livello europeo oltre che nazionale? Di fatto probabilmente un pochino anche di abitudine a giocare a livello internazionale ad altissimo livello. Io credo che il segreto sia quello di riuscire ogni anno anche a livello internazionale ad arrivare fino alla fine delle competizioni. Questo crea esperienza, questo crea convinzione nei propri mezzi. Per far ciò ovviamente bisogna avere una rosa all'altezza, bisogna essere estremamente competitivi, perché a livello internazionale il livello delle squadre che si vanno ad incontrare è davvero altissimo, soprattutto quando si va avanti nelle competizioni. Melania, te lo saresti aspettato di vincere il pallone d'oro del calcio femminile italiano per il secondo anno consecutivo? No, per il secondo anno consecutivo no, però sono molto contenta, è un premio che fa sempre molto piacere e me lo godo anche quest'anno, insomma. Cosa bisogna fare quest'anno in campionato per tornare lassù? Bisogna fare molto 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 di più di quello che abbiamo fatto fino adesso. Purtroppo ci sono stati questi due intoppi col Tavagnacco e la Torre che ci sono costate la vetta della classifica. Sono due partite che sono arrivate così un po' strane, adesso ci pieghiamo le maniche e andiamo avanti ad affrontare le altre partite per riconquistarci qualcosa di nostro. Alessia, sei stata premiata come miglior centrocampista del campionato italiano, sei tornata in riva al Lago di Garda in un momento un po' particolare. Sì, miglior centrocampista fa sempre piacere come premio, e questo lo dedico più che altro a me stessa, perché comunque rimanere ad alti livelli non è facile. Credo che sia la base, l'umiltà e la dedizione al lavoro quello che premia alla fine, poi i risultati vengono da sé. È un momento difficile, ma le sfide fanno parte del gioco e io credo che anche questo sia un'esperienza e bagaglio che ci porteremo avanti. Cosa deve fare questo Bardolino Verona per tornare a competere lassù? Deve avere pazienza e deve avere un attimino di più umiltà, che magari dopo molte vittorie magari si va scemando, ma credo che questa squadra abbia le possibilità e le competenze per poter tornare ai livelli fin qui dimostrati.